Professore, sì. Tutti gli anni questo incontro così importante con insegnanti, studenti soprattutto, sì, associazioni sì. di volontariato, genitori anche, genitori, sì, per sì. parlare dei grandi temi, così? Ah, direi di sì, temi che stabiliamo nel nostro, diciamo nella nostra convention generale ogni anno e decidiamo su quale tematica lavorare dopo aver sentito anche le scuole. Quest'anno la tematica è stata la stili di vita e condizionamenti etico-sociali. In base a questo è stato sviluppato, così come ogni anno, tutta una serie di interventi. La settimana della bioetica, per ogni giornata siamo, adesso oggi siamo qui al Liceo Berti, domani siamo in due istituti, uno è il Gioberti e l'altro siete è lo molto Zerboni. Presente, avete un calendario sì, molto fitto, molto fitto. E poi mercoledì siamo, e ci sei anche tu con noi, e siamo per i vaccini al Giolitti, e giovedì, come avevo detto, siamo qua, terminiamo poi lunedì 19, quando si parlerà della situazione della biotecnologia, perché siamo all'Istituto Casale, Arduino, Gobetti e Marchesini, adesso tutta una serie di... Per ricordarli tutti è difficile, sì. È un programma molto figo. No, ma lo stesso istituto ha tre nomi tutti insieme. Perché ci sono degli accorpamenti. Certo. E allora lì parliamo di la parte di biotecnologie, la biotecnologia nell'informatica, e poi tenuto conto che è sempre volontariato, al termine di tutto c'è anche mia figlia che parla dei DSA nell'ottica delle neuroscienze. Certo. Dottoressa Morra, socia fondatrice di una, dicevamo, di una organizzazione così importante per parlare con i ragazzi, il vostro successo, perché io lo vedo di manifestazione in manifestazione, è dovuto proprio a questo colloquio, a questo dialogo diretto con loro. Le scuole rispondono molto bene, infatti. Noi abbiamo una rete di scuole che sono la rete di scuole della bioetica, che è essenzialmente Torino e provincia, ma va anche verso Novara, alcuni istituti anche fuori Torino, soprattutto con gli alberghieri. Siamo arrivati a Varallo Sesia, a Pinerolo, e quindi le scuole rispondono perché noi non imponiamo dei progetti, ma facciamo con loro un percorso di coprogettazione, e quindi coinvolgiamo i ragazzi e poi sempre diamo restituzione del lavoro che hanno fatto. Difatti con gli istituti alberghieri abbiamo fatto questo percorso con la Fondazione San Paolo e Slow Food, che ha portato alla stampa di un libro che presenteremo mercoledì. Presenteremo ufficialmente. Ufficialmente, che è La salute in tavola tra tradizione e innovazione. Quindi noi cerchiamo di innestare l'innovazione sui percorsi, sui valori storici. Certo. Che aprirà questa mattinata, quale sarà? Beh, il tema come sempre è legato al benessere, nel senso che la settimana della bioetica ogni anno parte da dei punti molto precisi. Abbiamo visto il fumo, abbiamo visto l'alimentazione, ma fondamentalmente è sempre questo filo rosso che è un bene enorme per la salute e il futuro di questi ragazzi, cioè ricordare loro che alcune scelte che magari vengono fatte oggi sono poco cool, poco di moda, invece sono scelte che li portano a vivere meglio adesso e soprattutto a ipotecare una vita sana per il proprio futuro, che è una delle cose più interessanti, per cui noi siamo molto contenti, perché tra l'altro... Voi fate un'azione di traino molto importante, molto educativa, molto importante... Eh sì, per noi è fondamentale che il volontariato entri a far parte di quelle categorie che i ragazzi possono mettere in che campo. Che siano sensibili ai ragazzi e che possano in qualche modo richiamare i ragazzi. Sì. Parlare a questi ragazzi, devo dire, parlare in maniera anche molto comunicativa, come fa lei, proprio di questo problema della dipendenza da fumo. Sì, è un problema che grazie a Dio oggi sembra andare un po' meno di moda tra i giovani, nel senso che oggi fumare non fa più modello, però certo che è ancora una bella trappola, perché per il piacere, tra virgolette, di una sigaretta, in realtà i ragazzi o gli adulti assimilano una quantità di sostanze veramente nocive per la salute. Parliamo di 83 cancerogeni certi di classe 1, secondo l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, parliamo di sostanze fortemente irritanti e nocive per i polmoni, di monossido di carbonio, e tutto questo poi si traduce in malattie molto serie, tumori, infarti,
ictus, ma il fumo ha relazione un po' con tutto l'organismo, danneggia perfino i capelli, la pelle, la sessualità, fa del male a chi vuol fare sport, insomma è una cosa che è veramente da abbandonare. I ragazzi sono un pubblico sempre interessante da questo punto di vista. Sicuramente, perché il messaggio che io voglio dare oggi è un messaggio legato alla prevenzione. La prevenzione prima si comincia a farla meglio, capire fin da giovani quali sono gli stili di vita giusti è la cosa più utile. Io voglio ricordare qui che in Piemonte noi abbiamo un'incidenza di ictus che è più elevata della media nazionale, la quale a sua volta è molto più elevata della media europea. Un tema molto delicato, molto sentito, quindi la sua presenza è molto importante, ma l'incidenza dell'assunzione di droghe nel nostro territorio è una percentuale alta rispetto agli altri territori, è un fenomeno molto sentito? Sì, c'è un consumo di sostanze elevato per una sostanza molto diffusa tra i giovani come la cannabis, emblematica delle droghe giovanili, eccetera, molto normalizzata. Il Piemonte ha un piccolo primato, nel senso che rispetto al 25% degli adolescenti assuntori di cannabis, che non vuol dire drogati, vuol dire persone che possono usare cannabis in modo intensivo, anche in modo occasionale, il Piemonte arriva fino al 30% dalle ricerche che sono state fatte di tipo epidemiologico. La risposta sì, assolutamente, la risposta della scuola è sempre buona, perché ci sono dei docenti che hanno cambiato il modo di fare didattica rispetto a 30-40 anni fa. Adesso la didattica affronta tematiche che devono far sicuramente acquisire quelle competenze, quei valori.